is a preview file. Signori, buongiorno a tutti, puntata di Storie di Musica specialissima con una grande artista, ma anche un'amica nostra di casa, una donna che è stata in casa Salerno e ha vissuto anche la famiglia Salerno, che è affettuosamente legata a noi da tanti anni. Laura Valente, ciao. Oi, buongiorno a tutti. Mamma mia, ciao Salerno, mi sento un po' strana, eh? Io spero di non dire cazzate, troppe cazzate oggi. Cazzate! Dovete sapere che Laura Valente è una di quelle donne che è logorroica, nel senso che quando tu fai una domanda a Laura lui ci mette circa 15 minuti prima. Io spero che oggi riesca a stare in uno spazio di tempo giusto, perché Laura, ti prego, se no non arriviamo, cioè proprio non ce la facciamo arrivare. No, perché tu racconti bene le cose, ma finiamo questa cosa, dopo ti dico. Va bene. No, perché non sei la sola, guarda che ce n'è parecchi. Tu però sei all'opposto, cioè tu sei assolutamente codice fiscale, cioè tre parole. No, cerco di essere sintetico perché, vabbè, ma comunque questa è una sciocca. Ce la faremo. Tu mi fai dei segni e io mi blocco. Va bene, io allora comincerei questa puntata. Allora, questa puntata intanto è dedicata a Laura Valente, ma soprattutto perché Laura Valente ha avuto un compito molto gravoso, importante e anche di grande onore, quello di entrare nei Mattia Bazar quando la Mattia lasciò il gruppo per esigenze personali. Poi non so, io non lo so perché poi abbandonò, magari tu sai qualcosa se ce lo vorrei dire. Le cose iniziano, finiscono nella vita, quindi sai, vivere in un gruppo non è semplice. Loro sono nati nel 75, lei è uscita nell'89, quindi insomma 14 anni, se la mia matematica non fallisce, di vita insieme, perché la band vive proprio insieme, quindi probabilmente si era stufata per una serie di ragioni. Comunque diciamo che noi non partiamo subito da questo episodio che arriverà più avanti, ma partiamo da come ci siamo conosciuti. Cioè, io ti ho conosciuto, per quel che mi ricordo, nell'ufficio di Mara Maionchi, che era direttore artistico della Fony. C'era questa ragazzina giovane, molto timida, che era lì, e la Mara mi ha detto: prova a vedere se ci cavi qualcosa da questa. E abbiamo cominciato un po' a collaborare, no? Abbiamo collaborato circa un anno e mezzo. Tu eri molto giovane, eri minorenne forse ancora quando ti ho conosciuto, io no. Io era l'82 che ci siamo conosciuti e avevo 19 anni. Vabbè, non eri minorenne, però non ero minorenne, ma ero molto minorenne di testa, per cui esatto, molto minorenne. Vabbè, ma quello, io sono ancora minorenne, per cui figurati come sono. È minorata un po'. Vabbè. Ecco, no, dai, non esageriamo. Allora, devo dire che tu avevi questa voce fantastica, avevi questo timbro, e infatti ci siamo innamorati del tuo timbro e su di te abbiamo lavorato, mi sembra, un paio d'anni a provini, perché allora si faceva questo lavoro. Ci racconti un po', come la vivevi tu questa storia, come ci vedevi, come cosa provavi in quel momento. No, brevemente vi racconterò del fatto che quando io sono venuta a casa vostra la prima volta, io sono un po', mi dimentico tutto, credo un principio di Alzheimer, ma il giorno in cui io sono venuta a casa vostra per la prima volta io me lo ricordo, e sono arrivata con la mia chitarra e ti ho fatto tipo, non lo so, 20 canzoni, tu non ne potevi più, eri come un geco sul divano, anche perché le mie canzoni erano un po' tipo Padre Buozzi, sai, quelle un po' cantautore, un po' d'oratorio, no? Io ti amo, sì, so, non erano proprio bellissime. Per cui tu a un certo punto me le hai fatte fare tutte, dopodiché hai detto: ok, teniamo la pista della voce e togliamo la pista delle canzoni. E mi hai cominciato, cioè, mi hai convinto che forse era il caso di trovare delle canzoni. Cioè, ero veramente un po' acerba, diciamo, dal punto di vista compositivo. Per cui hai cominciato questo, mi ricordo
tutti questi provini. Mi ricordo Dario Baldambembo, mi ricordo, poi c'è stata una collaborazione con Gianni Bella, poi mi ricordo Renato Brioschi. No, poi mi ricordo che ti avevo portato da Giulio anche. Ah, da Giulio, come no, sì, certo. Mi ricordo che poi c'era una mia amica che voleva vestirti tipo college. Esatto, no, questa bella ricordo. Signorina di Milano, un po' borghese, un po'... Sì, perché ne abbiamo fatti di provini, di esperimenti, tanti. Tantissimi, abbiamo lavorato tantissimo fino a quando... È arrivato qualcuno. È arrivato qualcuno che devo dire ha lasciato un forte segno. Adesso parliamo del fatto artistico. Lui scriveva da Dio, oltre a cantare da Dio, però era proprio un bravo autore, per cui lì a quel punto tu e Mara e io, insomma, abbiamo detto qua uno più uno è facile da questo punto di vista. C'è cioè, una bella voce insieme a delle belle canzoni, insieme a dei testi mediocri perché li scrivevi tu, però no, viene fuori sicuramente può venire fuori una cosa interessante. E devo dire che il disco è proprio bello, cioè io ho fatto un disco da solista che è quello lì, Tempo di Blues, che poi abbiamo realizzato mi sembra nell'85, però poi è uscito l'anno dopo, insomma sai, allora i tempi non erano come adesso che è tutto velocissimo, ogni due mesi esce un disco. Allora per fare un lavoro ci voleva veramente un paio d'anni di studio, di lavoro, i testi. No, poi raccontiamo anche che questo disco intanto è nato alla Fonicetra, nello studio con Ezio De Rosa, che era un fonico pazzesco, con dei musicisti incredibili. Con Mauro Paoluzzi e poi c'era Pino, insomma io mi ricordo un clima molto anche teso certe volte perché Poi io sai ero veramente molto acerba, io mi ricordo questo fatto qua, ero proprio acerba, cioè avevo questo dono, questo l'ho sempre avuto, io sono nata con una bella voce e cantavo bene, però a livello caratteriale vedi tu adesso dici che parlo molto, io allora ti ricordi che non parlavo, cioè facevo fatica, ero molto timida, ero molto... Quindi lavorare con un artista come me era complicato. Perché infatti sulle voci ci hai fatto un po' disperare, perché tu cantavi perfettamente, però ti dicevamo sempre, manca quella, rifai che manca quella cosa in più, ma madonna, ma quante serate abbiamo fatto? Insomma. Poi alla fine è venuto aspetta bene. Che non ti sento più. Oh, ma cos'è che fai? È uscito? Ciao! No, Siri, non ti voglio. È uscito Siri. Che ti devo dire? Sei tornato? Alberto? Sì, io so veramente non mi sono mai mosso. No, comunque, vabbè, poi c'era anche la cosa che la... Okay. Ti ricordi che la facciata a livello di minutaggio doveva essere proporzionale alla facciata B, se no gli ultimi pezzi non suonavano. C'era tutta una complicazione. Comunque, insomma, superato questa cosa, tu poi hai cominciato a fare anche... andare in giro con Pino a fare la corista per lui, andavi in giro per... Sì, lì mi sono fatto una grande esperienza. Sì. E com'è stata questa esperienza da un punto di vista proprio umano? Ma perché continui a muovere? Perché muovi tutto? Perché muovi? Perché non perché c'è una connessione. Tu hai un supporto. Cosa stai usando, tesoro? In che senso? Che cosa stai usando? Un PC, un telefonino? No, sto usando il mio Apple. Apple, ma PC? Il computer, sì. Ma perché non lo lasci fermo? Perché ogni tanto va via la connessione, tu ti blocchi, io faccio la mossa. È lui che si muove da solo. Non lo muovi. Sì, va via ogni tanto. Io che lo muovo perché mi tocca le palle che si blocca la connessione. Niente, semplicemente questo. Ma tu hai detto che è la connessione migliore della mia. Ecco, adesso per esempio tu stai fermo. Non lo so. Andiamo avanti lo stesso. Che ti devo dire? Sarà la vicina che si è attaccata al mio wifi? Dici che condividete come il duplex di una volta. Guarda, da ieri, mi sa che questa cosa la interrompiamo subito oggi perché non funziona. No, va, sta andando benissimo. Senti, vabbè, passano gli anni. Va bene, andiamo avanti. Passano gli anni e a un certo momento arriva di colpo, o non so come, arriva una proposta da parte di Mattia Bazar, perché appunto Mattia se ne... Antonella va via e tu... Come avviene questo contatto con il Mattia? Allora, avviene perché nel frattempo, dopo che noi avevamo smesso, ti ricordi, di lavorare insieme, io avevo ripreso a scrivere canzoni. Diciamo che a Milano si sapeva che c'era una musicista che aveva fatto un LP che, oltre a cantare, suonava e scriveva canzoni. Questa cosa un po' si sapeva.
Per cui a un certo punto io sono stessa, te la faccio breve, sono stata contattata da, vabbè, è stato Charlie, ti ricordi Charlie dei Li Jiao? Che lavorava qui. Esatto, Charlie conosceva Piero Cassano. In quel momento, quando Antonella lasciò, sembrava che Piero Cassano dovesse rientrare nei Mattia. C'era stato, diciamo, un incontro, perché lui doveva rientrare già in quella fase. Per cui lui a quel punto mi ha contattato, ci siamo visti, lui si è messo al pianoforte, io ho cominciato a fare delle improvvisazioni, così a un certo punto mi fa ok, per me va bene. E quindi mi ha portato in via Santa Sofia, dove c'era lo studio dei Mattia Bazar, e mi ha presentato ai Mattia Bazar. In realtà, quindi, io un vero e proprio provino non l'ho fatto, cioè io mi ricordo che poi la settimana dopo già stavamo provando i pezzi del repertorio e niente, insomma, è iniziata questa avventura straordinaria. Era il 1990 e nella primavera del 1991 praticamente io ho fatto questo debutto ad Amsterdam, debutto live ad Amsterdam in Piazza Dam con loro in un concerto dal vivo pazzesco, e vabbè, da lì poi è cominciata una storia. Ma senti un po', è meravigliosa. Ma senti una cosa, ma tu sei, cioè, hai fatto questo, avevate fatto tutte le prove prima, perché era il tuo debutto ufficiale nei Mattia in pubblico. Assolutamente sì, era il mio debutto, abbiamo fatto le prove, poi dopo c'è stato il primo album, che è stato Anime Pigre del 91, c'è stato il primo Sanremo poi nel 92, poi nel 93, insomma da lì è partita una storia veramente veramente micidiale, cioè io poi la cosa a volte ne parlo come se fosse accaduto a qualcun altro, perché veramente credimi, io a volte ripenso a quel periodo lì intanto con amore, poi con tanto rimpianto, perché io non me lo sono goduto tanto bene, non so come dirti. Noi abbiamo veramente girato il mondo, eravamo sui palcoscenici più importanti di tutto il mondo, e non so, quando vivi quelle cose ti sembra che durino per sempre, in realtà sapere che poi no, sarebbe finita, che poi, cioè, non so, certe volte io vorrei essere ancora lì, ecco. Beh, però intanto lei fatte, per cui queste sono cose indimenticabili, ma meravigliose, meravigliose. Soprattutto una band internazionale, perché i Mattia, tra l'altro, hanno sempre avuto questo loro genere sofisticato, perché veramente non è il classico gruppo italiano, per dirti, non per parlare male degli altri, per l'amor di Dio, però c'è sempre stato nei Mattia una classe, no? Proprio una classe di espressività musicale, e anche nei tempi. Un pezzo come Stasera che sera è immortale, no? Cioè Cavallo Bianco, questa prima parte anche, ma anche quello che avete fatto dopo. Poi io mi ricordo, tu a un Sanremo, mi sembra fosse Piccoli Giganti, è possibile un pezzo così? È stato il primo Sanremo che ho fatto con i Mattia nel 92, era Piccoli Giganti. Cioè, io mi ricordo quando tu sei uscita, io credo che ero in televisione, non avevo niente quell'anno, perché lo vedevo in televisione, e ti ho visto in faccia, ho detto mamma mia quanto è emozionata Laura. Però poi ti tremavano. No, però poi preso il microfono, ragazzi. Dal vivo, in diretta, tutti questa lì che devono vedere, vediamo un po' questa, no? Che al posto di Antonella, ma chissà, quindi sai, era intenso, era forte. Però lì poi quando hai preso il microfono hai spaccato tutto, perché tu io grazie a Dio, questo è un dono anche quello, cioè quello di avere tutte le paure del mondo prima, ma appena poi io stavo sul palco basta, iniziava veramente un momento di estasi totale. Mi dice, sai che qualche volta io penso, no, che tu forse non ti rendi conto del valore che hai artistico, perché tu sei veramente una delle più grandi cantanti italiane, ma non te lo dico perché, te lo dico proprio con grande stima, perché secondo me tu hai delle cose dentro che anche poco sfruttate, cioè io credo che alla fine la gente non si rende, si sa che sei bravissima perché poi i tuoi fan e gli stessi fan di film, insomma la gente in generale ti riconosce come una artista di primissimo livello, ma secondo me hai addirittura fatto troppo poco, perché quando tu sei uscita, allora ok, hai fatto questo bellissimo percorso pazzesco planetario con i Mattia, poi a un certo momento hai voluto avere dei figli, e giustamente tu non potevi far convivere il lavoro dell'artista con i figli, perché molti riescono a farlo, tu non ce l'hai fatta. Io vivevo anche a Lago Negro, non te lo scordare, perché Pino non aveva mai voluto lasciare la sua terra, per cui da Lago Negro fare questo lavoro era molto più complicato. Cioè, hai un'intervista a Roma, devi star via 2 giorni, capito? Un'intervista a Milano, devi star via 2 giorni.
Quindi ecco, avrei potuto forse continuare il mio lavoro, forse vivendo in un altro posto, ma vivendo lì no, dovevo stare fuori troppo tempo, cosa che lui faceva, ma non potevo farla anch'io, capisci? Quindi questa è stata una delle ragioni per cui io... Alla fine bisognerebbe avere due o tre vite contemporanee, e avendone una sola io ho fatto quello che mi costava meno. Cioè io non avrei potuto stare senza i miei figli, non vederli crescere quotidianamente, e quindi ho scelto questo, che mi è costato, perché il mio lavoro mi è mancato sempre tanto, e non appena ho potuto ho fatto anche delle piccole cose poi quando i bambini sono cresciuti, però sono contenta, insomma, alla fine tornando indietro rifarei esattamente la stessa cosa. Beh certo, alla fine invece vedo che ci sono anche artisti stranieri che invece li portano ai concerti, no? Vedi questi bambini che però poi dici ma poverino, magari lo sballottano di qua e di là e crescono anche in un modo anche un po' così, no? Ma guarda, è tutta questione d'abitudine secondo me, come tutte le cose. Io so che Filippo una volta l'ho portato a un concerto e l'hanno dovuto proprio allontanare, era piccolino, aveva 2 anni e mezzo, perché gridava come un pazzo, mamma, cioè tu stai sul palco, senti mamma, mamma. Comunque non è solo questa la ragione per cui ho lasciato il gruppo, io ho lasciato il gruppo anche perché a un certo punto Aldo Stellita purtroppo è venuto a mancare, e tu prima hai parlato di testi fondamentali, hai parlato di un, cioè i Mattia Bazar erano un progetto culturale, erano un progetto importante, artistico e culturale importante, e diciamo che un po' la matrice di tutto il loro discorso artistico, linguaggio, era bravo, linguaggio, era Aldo Stellita, che era un uomo molto colto, era un artista d'avanguardia e assolutamente sempre, sempre proiettato in avanti. Quindi venendo a mancare lui come figura portante, devo dire che io ho avuto uno scossone, quindi ecco il discorso di volere curare la mia famiglia, però poi dopo si è sommato alla mancanza di Aldo, si è sommato ad altre piccole cose che alla fine mi hanno portato nel giro di una notte a tirare le somme e dire ok, lascio i Mattia. Io in realtà non ho detto ok, lascio la musica. Quella notte io ho deciso di lasciare il gruppo. L'ho comunicato. Se posso dire la mia, anche può non piacere, però devo dire che dopo i Mattia senza di te, se tu sei riuscita a non far rimpiangere Antonella, io credo che invece dopo di te i Mattia abbiano subito una retrocessione da un punto, non perché le sostitute, ma perché secondo me, cioè anche il tipo di canzoni scelte, non lo so, io non, pur essendo sempre un gruppo di tutto rispetto, però non era più la stessa cosa. Guarda, sai quando cambia questi gli elementi, poi sono fondamentali, ma comunque vabbè, questo lo lasciamo. No, certo, allora se proprio invece vuoi sapere quello che penso io penso che i Mattia Bazar siano il periodo in cui c'è stata Antonella Ruggero, che detto da me può sembrare strano, ma quello è Mattia Bazar. Poi con me c'è stato un altro tipo di discorso che se fosse andato avanti probabilmente avrebbe portato a uno sviluppo concreto che avrebbe potuto avere il suo peso e era affrontabile a tutto quello che c'era stato prima. Purtroppo è un percorso che aveva bisogno di più tempo e che si è interrotto. Poi tutto quello che è venuto dopo, sì, anche a me alcune cose non mi sono piaciute. Però okay, ecco. Ma com'erano, spiegami un po', com'erano le dinamiche all'interno del gruppo? Cioè era formato, allora c'era Carlo Marrale che era comunque un autore di canzoni. Esatto. Golzi era anche lui autore o no? No. Golzi era un po' il motore del gruppo, era quello che teneva tutti, e lui era molto bravo a livello diplomatico, di rapporti, era una persona, era un acquario, per cui lui era una persona assolutamente che amava il contatto con le persone. E quindi lui riusciva a tenere bene i rapporti con la casa discografica, col manager, cioè lui era un po' il nostro manager interno. Ufficio stampa, tutto. Poi esatto, c'era Stellita che invece era l'autore dei testi, fortissimo, no? Anche Stellita era, sì, era l'eminenza grigia, era uno strafigo, cioè uno che scriveva, che aveva una penna magica ed era, ti ripeto, un uomo molto colto, ma che aveva l'idea della progettualità artistica. E poi c'è, vabbè, tu che vabbè, sei entrata, ma hai cominciato anche a collaborare da un punto di vista autorale, no? Perché comunque ti vedo collaboravi sia musicalmente che come testi, cioè ti sei dato. No, testi no, io scrivevo le musiche. Sì. E alle tastiere che c'era? Non ti senti più?
C'era Stellita, Golzi, Marrale, tu, e poi c'era un quarto, un quinto? O no? Poi c'era Sergio Cossu. Ah, Cossu, era già lì, Sergio Cossu. Come no, certo, Sergio Cossu, il grande Sergio Cossu, che anche lui scriveva molto bene. E... era quello che aveva sostituito Cosa, ma... no? Allora lui aveva dunque Piero Castagno era, no, perché poi c'era stato un periodo dove c'era dove c'è stato Mauro Sabbione, spero di non sbagliare il nome, Sabbione, sono sicura del cognome, e che era, aveva coinciso col periodo quello un po' più tecnico mitteleuropeo, quando loro hanno fatto Fantasia, Berlino, Parigi, Londra, eccetera eccetera eccetera, e poi dopo è entrato Sergio Cossu in coincidenza col periodo di Ti Sento, che quindi è stato momento del grande lancio internazionale dei Mattia Bazar, perché i Mattia Bazar sono andati in giro in tutto il mondo con Ti Sento, tradotto in svariate lingue, tra l'altro. Che bellezza! No, fantastico. Io ho fatto un'esperienza, noi abbiamo veramente fatto concerti in Russia, in America, in Germania, in Spagna, cioè ti dico, loro avevano un successo, un riscontro incredibili, che io ho annullato completamente. Cioè, ecco. Con me. Senti, Laura, cosa, beh, io non so, cosa possiamo aggiungere ancora che non abbiamo detto su questa tua esperienza? Tante cose, non lo so, io cosa ti posso dire? Che ti posso dire, per esempio, che 2 mesi fa mi ha contattato Fabio Perversi, che è entrato nel gruppo quando sono uscita io, praticamente, no? Ha preso un po' il posto di Sergio Cossu inizialmente. Io non lo conoscevo, lui ormai in realtà è nei Mattia Bazar da 20 anni, perché qua stiamo parlando di periodi lunghissimi, cioè io sono uscita dal gruppo alla fine degli anni 90. Ma è l'unico sopravvissuto, perché è l'unico che è rimasto. Aspetta che non ti sento. No, dicevo, appunto, è l'unico che è rimasto sopravvissuto di tutta una serie. Sì, sì, è l'unico sopravvissuto. E lui aveva piacere di conoscermi, mi ha contattato attraverso la moglie di Golzi, con la quale sono rimasta in contatto affettuoso, e niente, ci siamo conosciuti per il piacere di conoscerci e di condividere un po' il ricordo che abbiamo di Giancarlo Golzi, che portiamo nel cuore. Cioè Aldo Stellita e Giancarlo per me erano veramente due fratelli, ma veramente due fratelli. Mi hanno aiutata, mi hanno fatto crescere umanamente e artisticamente, e li sogno spesso, ti devo dire. Va bene, senti Laura, credo che qui chiudiamo questa bella esperienza. Io spero di rivederti in un'altra occasione, perché mi piacerebbe fare una puntata con te raccontandoci un po' di Mango, visto da non solo dall'artista ma anche dalla compagna, che insomma, voglio dire, credo che possa essere una storia che è molto bella, sentimentale e anche di grande amore. Certo. Ci vediamo presto, ok? Senti, io volevo farti una piccola sorpresa un po' tamarra. Così. Allora, è veramente tamarra, io avviso anche quelli che ci stanno guardando, però io sto diventando un po' turettica, un po' come te con l'età, quindi ti volevo fare un omaggio. Allora tu girati un attimo, non guardare, no, girati, no, non devi guardare, girati, girati, minchia, che figuraccia, girati. Sono pronta! Ma fantastica! Ma scusa! In onore di Alberto Salerno, grazie per l'intervista. Io mi adeguo, ovunque vado mi adeguo, voglio lavorare. Dai. Grazie Alberto. Ci vediamo presto. Vai, un bacio grande. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.